Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Non ha votato, cioè anche in questo caso non è che il fatto che Orban non è d'accordo con il patto vuol dire allora che il patto va bene, perché il patto sull'immigrazione elude questi aspetti. Chiaro. Come non ha minimamente di strumenti per politiche di integrazione e di accoglienza. Allora, Borgonovo, Giorgia Meloni è arrivata a Parigi e si è svestita degli abiti della sovranista, ha dato prova di un realismo politico che forse rischia anche un po' di deludere chi invece si aspetta dalla nostra Premier una coerenza su posizioni identitarie e più specificamente di destra. No, mi sa che qui siete un po' voi che ve la immaginate svestita, forse perché la cosa vi attizza di più. No, qui ci mancherebbe, e soprattutto evitiamo di cadere in degli equivoci che non è nel tempo né il modo di affrontare, ci mancherebbe. Però, no, perché questa cosa continuiamo a dirla da mesi, è ovvio che quando uno va al governo assume una postura differente, no? Dopodiché si parla con tutti. Si discute, la Francia ha avuto in questi anni un atteggiamento intollerabile, bisognava anche mettere un po' in chiaro, secondo me le scaramucce sono servite anche a questo nei mesi passati, che non c'è più il tono di prima, perché è vero che noi abbiamo avuto l'asse franco-tedesco, è vero che hanno dominato, ma noi abbiamo avuto una bella fiera di servetti con la Legion d'Onore, che erano ben fieri di farsi dominare ed erano i primi che andavano a offrirsi come dominati. Quindi l'aria è un po' cambiata. Dopodiché io sull'immigrazione vorrei vedere dei risultati, certo che sì, per ora non ho visto niente, anzi ho visto un aumento dei flussi, certo che c'è il problema con la Tunisia, ci sono enormi partite africane che vanno gestite. I francesi non sono più quelli di prima, perché dall'Africa li stanno buttando fuori, quindi un po' più di debolezza ce l'hanno. E sul fronte migratorio sono costretti un po' a inseguire. Noi potremmo sostituirli in quell'area, cosa che spero che avvenga, creando dei rapporti non più di dominazione, sì, sudditanza, come la Francia ha sempre voluto nei confronti degli stati africani, ma di mutuo rispetto e di mutuo accordo, e spero che il governo lo costruisca. Io dell'Europa sinceramente mi fido fino a un certo punto, perché sono anni che sentiamo dire facciamo gli accordi, facciamo i patti e poi non cambia nulla. Mi permetto di chiudere anche una cosa su Visegrad. Visegrad saranno brutti e cattivi, a parte che non mi sembra che la Meloni abbia poi così tanto rotto con Orban o con gli altri. E dopodiché i polacchi, quando c'è da fare gli antirussi, vi vanno benissimo però, gli amici di sinistra. Quindi è inutile che facciamo... Ho un'altra questione, chiaro, va bene. Sì, libertari, però, no, a spese degli altri. Ho un'altra questione, Borgonovo, perché elegantemente Bonfrisco prima ha eluso la mia sollecitazione di carattere specificamente politico, ma se Macron si utilizza Meloni in chiave Le Pen, non c'è il rischio che Meloni possa utilizzare anche questo rinnovato asse con la Francia in chiave Salvini? Beh, ma cioè questo mi pare ovvio, voglio dire che ci siano due partiti all'interno della maggioranza che sull'immigrazione e in generale nei rapporti con l'Europa, voglio dire, la Meloni se fa questo è perché ha imparato una lezione che in maniera secondo me grottesca e ingiusta è stata data al governo giallo-verde. L'ho raccontato, non è che me lo invento io, l'ho raccontato Lucia Annunziata nel suo libro più recente. L'Europa ha voluto che il governo in cui c'era Salvini cadesse, e di sicuro quell'atteggiamento di scontro frontale non ha giovato. Qualcuno applaudiva e dice, hai visto, non ti devi comportare così. Per me è uno scandalo che si permettano di fare queste pressioni. Dopodiché evidentemente l'atteggiamento da tenere è differente, sicuramente scontenta chi vorrebbe dei risultati subito, me compreso. Capisco che ci sia una necessità di fare questo e capisco che ci siano degli equilibri politici all'interno della maggioranza, dei giochi per cui queste cose avvengono, non è che siamo nati ieri. Se non otterremo niente nel giro di qualche tempo, dopodiché gli ultimi che possono in questa frangente alzare il ditino e protestare, secondo me sono quelli che negli anni passati sono stati zitti di fronte a qualunque intemperanza francese.